Dunque, sulle sfide d'andata del terzo turno della Coppa UEFA soffia un vento italiano. L'unica formazione che torna a casa sconfitta è la Roma. I giallorossi di Lidolm, nella neve e nel gelo di Dresda, subiscono due reti dalla Dinamo, a bersaglio con un calcio di rigore e con il purtroppo consueto colpo di testa. Un passivo scomodo, che però potrà essere cancellato nella gara di ritorno, prevista il 7 dicembre.